Era marzo del 2021 quando questa finestra della parrocchia di San Pietro a Castelmassimo di Veroli si apriva per la prima volta, per accogliere le persone, specialmente anziane, che avevano bisogno di assistenza per prenotare il vaccino. Non si è mai più chiusa. È proprio così, la finestra diventa altro, abbiamo offerto questo servizio che ha dato veramente la possibilità a tanti, circa 550 persone, di accedere insomma al servizio del vaccino. Queste persone si sono vaccinate e possono e hanno la possibilità adesso di vivere un pochino più sereni e tranquilli. Ora quella finestra torna a riaprirsi, stavolta per coinvolgere bambini e ragazzi con il GREST 2021. Continua ad aprirsi con un'altra attività che è quella del GREST, questa rivolta ai più giovani, naturalmente una settimana in cui avranno la possibilità di rifare una cosa che gli piace veramente tanto, che è quella di stare insieme. Creatività è sempre stata la parola d'ordine per Dondino. Con l'arte, nel suo precedente incarico, ha cercato di coinvolgere e togliere dalla strada i ragazzi della zona del Casermone a Frosinone, più volte teatro di operazioni antidroga. Con l'arte ha dato vita anche ad una trasmissione sulla nostra emittente, Dindon Art, dedicata ai più piccoli. Bentornati ed eccoci trovati di nuovo nel nostro Bosco delle Non solo questo, la parrocchia è soprattutto comunità, aiuto a chi ne ha bisogno. Dondino, nella sua Veroli, sua città d'origine, ha continuato il lavoro già iniziato dagli altri sacerdoti. Ha coinvolto volontari che dedicano il loro tempo agli altri, come il sabato mattina, quando c'è la consegna dei pacchi ai bisognosi. Ogni sabato si rivolgono alla nostra realtà parrocchiale, piccola, semplice, insieme ai collaboratori cerchiamo di dare un aiuto un pochino a tutti e sostenerli nell'ambito delle possibilità. Perché ha deciso di farlo, di dedicare il suo tempo agli altri? Innanzitutto perché ci sono tante persone bisognose che hanno bisogno, vabbè, non solo del pacco comunque, anche di scambiare due parole, anche su qualche problema che hanno in famiglia, con il lavoro, e dedichiamo una giornata a queste persone. Signora Sistina, l'abbiamo vista prima all'opera, impegnata per preparare questi pacchi. Anche lei da quanto tempo si dedica a questo? Io sono 8-9 anni. Perché questa scelta? Per aiutare la gente. Tutto qua. In questo periodo, con il fatto della pandemia, il nostro servizio è cambiato, è diverso. Prima della pandemia riuscivamo anche ad avere un contatto, diciamo, con le persone, anche nel parlare, nel cercare di capire i loro disagi, dare una parola di conforto. Adesso purtroppo questo non lo possiamo fare. Nel periodo della pandemia le persone che hanno avuto bisogno di ricorrere a noi sono raddoppiate. Non solo beni alimentari, ma un aiuto, un ascolto a chi ne ha bisogno e soprattutto un sorriso che si vede anche nonostante la mascherina. Abbiamo scritto una frase molto bella che è: chi ha porti, ma chi non ha prenda. Grazie. A lei signora, buona giornata. Grazie. Buona giornata. Arrivederci.